Ahmet Erzegun, il boss dell'Atlantic Records, ha sempre avuto un debole per i Rolling Stones. Pur di averli nella sua scuderia, avrebbe fatto carte false. E ora, con l'accantonamento di Alan Klein, che aveva anche i diritti discografici degli Stones, era probabile che il gruppo negoziasse un nuovo contratto discografico. Così, per farsi benvolere, in quei giorni Ertegun prenotò per Jagger, Richards e soci gli studi di Muscle Shoals in Alabama, il nuovo tempio della black music. Qui un gruppo di ragazzi bianchi stava scrivendo la storia della musica soul e R&B. Aretha Franklin, Wilson Pickett e altri maestri della musica nera venivano a registrare proprio laggiù. E lo stesso fecero i Rolling Stones a pochi giorni dal concerto gratuito in California, che intanto rischiava di saltare, già perché gli Stones, o meglio Sam Cutler, si era affidato a un avvocato italo-americano, un certo Melvin Belly, un mafiosetto, che voleva negoziare un contratto diverso con i gestori di Sears Point, soprattutto legato non tanto all'evento che era gratuito, ma ai diritti del documentario che ne sarebbe stato tratto. Quindi c'erano grandi tensioni e soprattutto grandi rischi che quel concerto non si dovesse fare. Giovedì 4 dicembre, nelle prime ore del mattino, proprio nello studio dell'avvocato Belly, si presentò un certo Dick Carter. Dick Carter era il gestore di un altro circuito automobilistico. Si trovava ad Altamont, a est della baia, nei pressi di Livermore. Carter si disse disposto a dare gratuitamente il suo impianto, semplicemente in cambio di pubblicità. La decisione fu presa dopo che Sam Cutler si recò ad Altamont noleggiando un elicottero. Il posto era sperduto, nel mezzo del nulla. Sembrava un impianto decadente con chiazze d'olio sulla pista, vetri infranti, staccionate distrutte. Ma a quel punto non c'era alternativa. A sole 48 ore dall'evento, il concerto gratuito che avrebbe chiuso il tour americano dei Rolling Stones si sarebbe svolto ad Altamont. Bastarono, pensate, pochi annunci radiofonici e un paio di articoli miei e dei miei colleghi dell'Examiner per fare arrivare già nella notte di venerdì 5 dicembre quasi 150.000 persone. Altrettante sarebbero arrivate nella mattinata di sabato per quella che qualcuno già dipingeva come la Woodstock californiana. Thank you.
Già predisposti per la location di Sears Point dall'altra parte della baia, compreso l'impianto di applicazioni e le luci, richiese l'intera giornata di venerdì 5 dicembre. Ci fu una sorta di processione di elicotteri, camion, furgoni, automobili che invase la zona di Altamont, che ormai stava già intasandosi di automobili, di veicoli del pubblico che stava arrivando lì, ma che trovando bloccata l'autostrada, mollava le auto, si recava a piedi verso l'autodromo. Si lavorò alacremente per tutta la notte, anche perché c'era un grande problema da risolvere. Sears Point era una location ideale perché c'era, da una parte del circuito, c'era un alto terrapieno di quasi 4 metri, insomma sembrava la zona naturale per costruirci il palcoscenico. Ma ad Altamont invece no. Non solo non c'era il terrapieno, ma addirittura non c'erano neanche le strutture per costruire il palco. Chip Monk, che era il direttore di palco di Woodstock, pensate che era stato ingaggiato per questa cosa, aveva utilizzato tutte le travi a disposizione per costruire le torri con le luci e gli speaker di amplificazione, dimenticandosi che bisognava costruire il palcoscenico. E così, all'ultimo, venne costruito un palco alto circa mezzo metro, avrebbe dovuto essere un palco di almeno 2-3 metri di altezza. Ma la cosa più preoccupante era che alcuni pezzi di quel palcoscenico rudimentale erano tenuti insieme dal filo, dallo spago, addirittura c'era una specie di fettuccia per separare la zona palco dalle prime file degli spettatori. Gli Hells Angels, quello era il loro ruolo, dovevano fare da guardie del corpo, o perlomeno da security nella zona del palco. Erano arrivati con le loro moto, che avevano proprio messo parcheggiate proprio lì a pochi metri dal palcoscenico. Intanto il pubblico continuava a giungere numerosissimo sul luogo del concerto. Erano decine, centinaia di migliaia di persone che come nomadi erano in cerca della terra promessa. Molti si erano accampati addirittura sulla collina di fronte al circuito. E dal palcoscenico, guardando verso il pubblico, la visione era davvero impressionante, imponente, addirittura però quasi inquietante. Era un infinito, coloratissimo oceano di hippie. Anche se le vibrazioni non erano quelle belle evocate anni prima dai Beach Boys o sperimentate dalla Woodstock Nation. Ad Altamont, una zona sperduta, sconosciuta anche a chi viveva nella baia di San Francisco, tra l'altro climaticamente sfavorevole in quel periodo dell'anno, le temperature di notte scendevano veramente vicino allo zero. Ad Altamont, dicevo, intanto cominciavano a circolare piccole damigiane di vino rosso, molto economico ma scadentissimo e anche pericoloso, ma soprattutto acidi di pessima qualità. L'organizzazione, che era assolutamente deficitaria e improvvisata, non aveva previsto nemmeno le strutture mediche. C'erano solo alcune tende che però cominciarono sempre più a riempirsi di gente che stava facendo i cosiddetti bad trip, cioè i viaggi allucinogeni andati male. Nonostante tutto, alle ore 13, come da programma, il festival cominciò e i primi a salire sul palco furono i Santana, reduci dai fasti di Woodstock, e proprio mentre loro erano sul palco, un certo Leonard Krishak, un 19enne di Buffalo, New York, aveva scavalcato le reti di protezione, nonostante i cartelli che avvisavano di non entrare, era salito sulle condutture in cemento che proteggevano l'acquedotto della California, le cui acque scorrevano proprio intorno alla proprietà di Altamont.
Un agente di polizia lo vide e si mise a urlare per fermarlo. Il ragazzo lo guardò, gli fece il gesto del dito medio e dopo essere scivolato sul fondo dell'argine mise i piedi in acqua. Rimase a galla pochi secondi prima che le acque gelide del torrente lo tirassero giù. Il suo corpo venne ritrovato un paio di ore dopo, incastrato in una delle turbine. Intanto, mentre i Santana suonavano sul palco, alcuni hippie strafatti cercavano di salire proprio sullo stesso palcoscenico, venivano picchiati dagli Hells Angels. I musicisti osservavano esterrefatti. Ma peggio andò al gruppo che salì sul palco dopo di loro, cioè i Jefferson Airplane, forse la rock band americana più in auge in quel momento. Sam Cutler dal microfono continuava a ripetere che c'era troppa gente sul palco, di scendere. Intanto quando Grace Slick, la cantante di Jefferson Airplane, e gli altri membri del gruppo salirono era ormai il delirio. La situazione sembrava davvero fuori controllo e pensate, proprio nel mezzo del loro set, gli Angel si misero a pestare un ragazzo di colore. Marty Balin, l'altro cantante della band, per difenderlo si scagliò vicino loro e pestò il suo tamburello in testa a uno degli Hells Angels. Poi, non pago di questo gesto, si mise al microfono e cominciò a inveire proprio con gli Angels mandandoli a fanculo. Uno degli Hells Angels, quello soprannominato Animal, l'uomo con quel trofeo di caccia in testa come cappello, lo raggiunse e gli sferrò un cazzotto in pieno volto. Balin crollò sulla batteria. Grace Lee, la cantante, che si era anche dimenticata, poverina, le lenti a contatto e non vedeva una mazza, era terrorizzata, mentre Paul Kettler, il leader della band, furibondo, si era messo a rissare verbalmente con un altro degli Hells Angels, Sweet William, uno dei capi. Per ricomporre la situazione, proprio Sweet William convinse Animal ad andare nel retropalco a chiedere scusa a Marty Balin. Amico, gli disse, ti chiedo scusa, ma tu non puoi mandare a fanculo i miei amici Hells Angels. Marty Balin, ancora un po' ricoglionito, si risvegliò, lo guardò in faccia, si alzò in piedi e a muso duro gli disse, ah, davvero? Ma vaffanculo. Ma in preda a un nuovo scatto d'ira, Animal sferrò un altro pugno a Balin che svenne per la seconda volta. Thank you.
Scossi da quanto era successo ai loro amici Jefferson Airplane, i Grateful Dead decisero di non salire sul palco e lasciarono Altamont. Il set country rock rilassato dei Flying Burrito Brothers di Graham Parsons, l'amico di Keith Richards e suo compagno di merende, riportò la quiete. Poi fu la volta del grande supergruppo che aveva entusiasmato Woodstock. Crosby, Stills, Nash & Young fecero un set molto breve, costellato da nuovi pestaggi degli Hells Angels e grande nervosismo sul palco. Poi la lunga attesa per il concerto dei Rolling Stones. Gli Stones salirono intorno alle 7 di sera. Sam Cutler, dopo 20 minuti di appelli per sgombrare il palco e dire al pubblico di stare tranquillo, urlò solamente "And now the Rolling Stones!" Appena attaccarono con Jumping Jack Flash, si scatenò una gigantesca onda umana, uno tsunami hippie che, partendo dalla collina, giunse sino in prossimità del palco. Dopo tanti concerti americani, gli Stones erano veramente in grandissima forma e la chitarra di Mick Taylor stava ricavandosi un ruolo preciso, contribuendo al nuovo sound della band. Il pubblico delle prime file però era molto agitato. Tra questi c'era un giovane dandy di colore, un certo Meredith Hunter, detto Murdoch, un delinquentello giunto ad Altamont con Patty Breedhoft, la sua fidanzatina bianca. Murdoch era su di giri, avendo ingerito sostanze di vario tipo. Stava disperatamente tentando di salire sul palco per abbracciare il suo idolo, Mick Jagger. Gli Hells Angels lo avevano già messo nel mirino. A loro non piaceva l'idea di una biondina insieme a un nero. E così, mentre Hunter cercava per l'ennesima volta di salire sul palco, un altro spettatore
pensate che sfiga, aveva maldestramente buttato per terra una delle moto degli Angels. Fu un attimo. Un drappello di Hells Angels, armati di stecche da biliardo, pugnali e sbarre, si gettarono nella mischia. Meredith Hunter venne scaraventato per terra. Ormai in preda al panico, Hunter estrasse la pistola che portava sempre con sé. Alan David Passaro, uno degli angeli più scatenati, lo prese per il collo e lo pugnalò. Il tutto sotto gli occhi dei Rolling Stones e delle cineprese dei fratelli Maceless che stavano riprendendo il festival. Sul palco, i Rolling Stones si fermarono più volte cercando di calmare gli animi, ma alla fine portarono a conclusione il concerto. Ma purtroppo Meredith Hunter morì a causa delle violenze subite e morì nel backstage perché gli elicotteri che erano lì per trasportare gli Stones non lo portarono al pronto soccorso e l'ambulanza arrivò troppo tardi. Ma la cosa più incredibile è che pochi si accorsero di quello che era successo. Solo le persone che erano nei pressi del palco, forse 500, 700 su 300.000 spettatori. Infatti, per la stragrande maggioranza del pubblico, quella fu una serata di pace, amore e musica, la Woodstock californiana. Qualche tempo dopo, però, grazie ad alcuni reportage accurati emerse la verità, già perché anche i media non si resero conto di ciò che era successo. Ma intanto i Rolling Stones erano tornati in Europa con l'obiettivo raggiunto. In una borsa c'erano 2 milioni di dollari in contanti. Sì. Mick Jagger con Joe Burton avevano preso un aereo per recarsi in Svizzera e da lì sarebbero andati poi a Villefranche-sur-Mer perché il furbo Rupert Lowenstein, il principe austriaco, aveva suggerito loro di lasciare l'amata Inghilterra per evitare le tasse di Sua Maestà. E così, in un esilio dorato, anzi, on Main Street, sulla strada principale, gli Stones finirono, beati loro, in Costa Azzurra.
Sì.